Professore, lei è stato uno di quelli che un po' ha sfondato quel portone, che mai nessuno si aspettava che succedesse. Ha tagliato le spese sulle intercettazioni. È così? Sì, ma questo quando, non quando facevo il giudice della Corte Penale, ma quando facevo il Beh, ricordiamo un po' procuratore. quello che è stato, quello che ha fatto, No, insomma. ho fatto il procuratore della Repubblica di Bolzano e in quanto procuratore della Repubblica di Bolzano ho implementato un progetto organizzativo che ovviamente ha riorganizzato tutto il settore amministrativo e anche investigativo, nel senso sotto il profilo degli strumenti che si possono utilizzare. E nel fare questo siamo riusciti ad abbattere i costi di 2/3 per solo fatto di ripensare, di riorganizzare, di reingegnerizzare i processi di lavoro. Quindi non solo perché pesavano troppo alle casse dello Stato, in quanto insomma, tutta l'organizzazione non era Ma all'altezza. certo, ma nessuno, l'organizzazione in questo paese, cioè se si mettesse mano ai processi organizzativi, ai processi di lavoro organizzativi negli uffici, nel pubblico, ferme restando le leggi così come sono, si avrebbe un enorme risparmio sia di risorse umane, quindi di forza lavoro, sia di economica, no? Il ruolo del pubblico ministero, professore. Ma il ruolo del pubblico ministero è dettato dalla legge, è dettato dall'ordinamento giudiziario, veglia alla corretta assicurazione, alla corretta applicazione della legge, è dettato dal codice di procedura penale dove c'è scritto che il pubblico ministero deve fare le indagini, ovviamente nel rispetto delle norme processuali, e le deve fare per l'accertamento della verità e quindi a favore anche dell'imputato, c'è scritto in maniera chiara, e è in sé che il ruolo del pubblico ministero, che è un ruolo di parte pubblica e imparziale del processo, quello di non sposare. Ecco, su questo lei oggi a lezione qui all'Istituto di Criminologia ha rimarcato più volte dell'imparzialità del pubblico ministero. Non so, un convinto, ma cioè, non è che bisogna essere convinti, bisogna applicare la legge dice così e quindi io devo fare quello che dice la legge. La legge ti dà un ruolo processuale, un ruolo pubblico e un ruolo imparziale, che io ho l'impressione venga sempre meno osservato.